Dunque, dove dobbiamo andare? Qui c'è una porta aperta, il mio corvo si trova qua in fondo, ma dubito di poterci arrivare. Qui c'è un piccolo passaggio, quindi l'unica cosa che mi viene in mente è passare dalla porta aperta. Però prima... Ecco, ehi! Sti nanerottoli infami! Tu hai problemi lì, Karn? Ok, direi di no. Quindi proviamo a vedere da questo lato. Ah, qua da questo lato c'è probabilmente lo shortcut. C'è lo shortcut per la zona precedente. Con Karn qui che combatte c'è troppo casino. C'è troppo casino, muove troppo la visuale. Muove troppo la visuale, Karn. Allora, qui c'è il cristallo verde da far saltare. Anche qui ci sono un bel po' di cristalli. E qui c'è il cristallo da far saltare che ci fa saltare, ci fa entrare nella zona precedente. Perfetto. Quindi o troviamo un caccolone o dobbiamo trovare il modo di rompere questi cristalli. Un golem sarebbe ben accetto, volendo. Quindi qua abbiamo ancora un'altra cesta, sempre nascosta dal solito caccolone. Qua sotto c'è uno di quei cristalli del cuore. E lì credo ci serva appunto il suddetto golem. O comunque qualcosa che si infila qua. Oh, ma perché mi devo portare dietro Karn? Va tutto bene, ti Comunque, ho preso. che stai dicendo? Ti ho preso cosa? Ah, ok, scusami. E che ne so io quando ci sono i prompt per sta roba o no? Anche te. Ah, aspetta, forse da qui arriviamo al cristallo, perché qua scendiamo di sotto. Bravo, Karn. Vediamo. Scarponcini bianchi e una Impossibile. pozione di vita. Sono pieno di vita? Sì, sono pieno. Per adesso questa non la possiamo potenziare perché è già al massimo. E sti scarponcini sono buoni di difesa, ma niente bonus. Va bene, scendiamo di sotto. Altra pozione che quando ne avrò bisogno non ne Impossibile. avrò neanche una, sicuro. A meno che non rimangano qui, ma ne dubito, penso che col tempo poi despawnano certi oggetti. Possiamo scendere e andarci a prendere il cristallo. No, non è un cristallo, quello è il golem. Oh. Però qua sotto c'è uno di quei cosi qua che dobbiamo dare a Vulgrim. Perfetto. Non c'è nient'altro, quindi possiamo risalire. Oh no, non posso usarlo. Non posso usarlo finché non facciamo risalire questo coso. E come facciamo? Forse devo andare da questa parte? Penso di sì. Sì, perché era l'unica zona in cui potevamo uscire. Perfetto. Allora, qui abbiamo la pallottola. Da questo lato, invece, che cosa abbiamo? Un'altra pozza d'acqua. Pozza d'acqua con una cesta da qualche parte, credo qua sopra. Eccola, qui appunto. Oggetto verde, niente di che. Andiamo dall'altra parte che magari c'è una leva per aprire le zone che sono chiuse. No. Ah, invece sì, Karn, pensaci tu. Ah, ok, Lasciala. giusto. Apri per favore il passaggio, Karn. No, non Bravo. importa. Posso andare avanti tutto il giorno. Sì, guarda. Fai quello che vuoi. Come se alla fine mi importasse veramente qualcosa. In ogni caso... No, 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 no. Ah! Stupida pallottola. Il fatto di non poterla portare fin lassù è un problema. Però l'abbiamo centrato. Tu 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 tu. Da-da-da-da-dan-dan. E abbiamo ottenuto il nostro golem. Per fortuna che la chiave ce l'abbiamo ancora, dai. Grazie di avermi risvegliato. Io sono il tuo motorino.
Ah, si sono risvegliati anche gli stronzetti. No, ho sbagliato. Ecco qua. Dov'è? Madonna mia. È di una facilità assurda distruggerli ora. Anche perché credo che questo robot sia immortale. Ecco qua. Madonna mia. Neanche lo sforzo, veramente. Un piccolo incidente di... Ma Karn, anche te però, dai un po'. Allora, prima di tutto sblocchiamo quella cesta. No, un po' più in su. Ecco fatto. Come facevo a scendere? Col cerchio. Tu rimani qua, eh. Ho appena parcheggiato il motorino. E ci prendiamo questa cesta. Oggetto blu. No, verde. Non volevo dire la solita roba, ma alla fine sempre verde è. Vorrei tornare al villaggio appena possiamo, perché così almeno potenziamo di nuovo le falci. Anche perché non abbiamo più trovato altre robe possedute, quindi in teoria dobbiamo tornarci giusto per potenziare la nostra. Allora, ecco qua. Scendi di nuovo. Altra cesta. Altri oggetti verdi sicuramente. Adesso vedi che c'è blu. Quanto ci fai? No, verde. Ho ragione. Allora, quindi lo shortcut ora è aperto. Possiamo tornare nella zona precedente. Tra l'altro là dentro io ci sono entrato, non mi ricordo. Ok, di qua siamo di nuovo all'entrata. E a questo punto io ti dico, torno un attimo qui al villaggio, vendo e ricompro di nuovo la mia arma. Figa, stanno salendo di prezzo ste armi, eh. Ecco te, dammi. E ora la ricompriamo e riprenditi i soldi. Mi chiedo se i prezzi siano veramente sempre questi, se più avanti beccheremo un sacco di soldi, o se bene o male i prezzi si abbassino a una certa. Ecco di nuovo le nostre falci. Le possiamo ripotenziare. E guarda un bel po' che quantitativo di esperienza mi tira su. Allora, io inizierei un attimo con la robetta. Quindi tieni questi. Ecco fatto. Questo qui che è scrauso. Eccoci qua. Forza 46, probabilità di colpo critico 26%. Aumentiamo il critico, che è diventato il 30%, minchia. Poi gli diamo l'amuleto qui e uno di questi. Di nuovo forza 48, critico 30. Qua non abbiamo molto su cui scegliere, quindi facciamo collera su colpo critico, che è diventato 9. Ed infine la falce, ecco qua, diventa forza 50 e probabilità di colpo critico 31%. E farei collera su colpo critico. Abbiamo 10 di collera, forza 50, la miseria, e probabilità di colpo critico 31, con danno 149-171, cioè un range abbastanza ampio. Certo, queste falci non saranno, andando avanti, le più belle in assoluto, però non una sola volta. Per adesso sono le più forti che abbiamo. Visto che già eravamo lì all'entrata, tanto valeva fare avanti e indietro. Eccomi di nuovo qua, Karn. Mi stavi aspettando? Ora tu invece mi devi aiutare a passare dall'altra parte. Se ci provassi io, mi romperei il collo. È per questo che ci provo io. Allora, posizioniamoti qua e spara la catena fino là in fondo. Allora, fammi vedere. Io credo di avere ancora bisogno del gancio. Cioè, quel gancetto lì è apparso già un po' di volte. Questo vuol dire che sarà uno dei potenziamenti che troveremo in giro. D'altro canto, qui si fa... forse invece no. Forse invece mi sto facendo fregare da quel gancetto e in realtà non c'è nessun potenziamento. Però lì c'è una cesta.
Ecco fatto. Vai dall'altro lato. Tac tac. Mentre quei cosi continuano a menare la cesta. Eccoci qua. Allora, vediamo. Quindi di qua si passa di sotto, ovviamente. Allora, salto sul muro. Salta ancora. E ora si passa dall'altro lato. Tac. Meno male. Stavo dicendo la frase, meno male che la lava ci siamo lontani. In realtà dobbiamo fare attenzione anche a questo. Ottimo. Allora, aspettiamo che la lava vada via. Vai. Ora. Perfetto. Ammetto che mi ha fregato un attimo la lava. Non me l'aspettavo che fosse effettivamente tangibile. Oh wow, un nemico grosso. Prendilo. Ecco fatto. Madonna mia. Distruzione, devastazione. Prendilo. Ecco fatto. C'è qualcun altro? C'è assolutamente qualcun altro. Madonna mia. Peccato. E ho preso due oggetti verdi, se non ho visto male. Una bella falce, devo dire. Esteticamente è molto più bella della nostra. Di forza, che ne parliamo a fare. Una bardatura. Però quella difesa, per quel 4% di esperienza che mi dà, non è neanche così eccessivo, eh. Tieni. Meglio di nulla. Questo ci dà più energia, ma ci diminuisce la forza. Di 6 non è neanche così tanto. Dai, va bene. Abbiamo bisogno di un po' più di difesa, effettivamente. Va bene, potenziamo le falci. Diamogli prima questo. Qualcosa di piccolo, direi gli scarponcini. Allora, ecco a te. Forza 53. Visto, abbiamo già recuperato un po' di quella forza che abbiamo tolto dagli scarponcini. Collera su colpo crea. È l'unico potenziamento che ci stiamo beccando. Ok. Quindi potenziamola di nuovo, vediamo, abbiamo... Non mi fa vedere però neanche cosa aumenta cosa adesso, anche perché adesso questi tre oggetti ci danno poco e nulla. Va bene, aspettiamo il prossimo oggetto allora. E qui c'è l'altra cesta. Strano, i tizi sono spariti? Secondo me qua c'è la chiave. Sì, c'era la chiave, perfetto. Grazie. Ecco fatto. Però alla fine il mio pensiero era giusto in realtà. Mi serve un potenziamento per arrivare là. A meno che... No, pensa... A parte che ero molto più lontano rispetto al muro. Però pensavo che bastasse saltare sul muro, ma non è così. Va bene, rieccomi qua. Quindi abbiamo ottenuto la chiave, ma la chiave a che cosa ci serve? Dopo di te. Ci serve ad aprire questa zona. Questa zona che cosa contiene? Bella domanda. Scopriamolo subito. Ci tiene delle scale. Queste scale a che cosa servono? O meglio, dove ci portano? Non lo so, ma qui c'è una cesta. Nascosta dal solito caccolone esplosivo. Va bene, allora. Che non basta ad arrivare qua. Perfetto, va bene, non importa. Mi prendo, cavaliere. Salta su. Sì, tra un attimo, aspetta. Devo prendere i soldi. Oh, la madonna. Comunque sì, guarda, c'è ancora qui il gancio. Che è successo? La madonna, stai buono. Non so cosa sia successo, ma... Ah, mi ha lanciato un sasso. A giovanotti. Ecco fatto. Parabarabamba.
Due pozioni. Manco una. Impossibile. Vediamo. Mi riempie del tutto. Mi riempie del... quasi del tutto. Ha lasciato giusto piccolo spazietto. Ah, eccola qua la cesta. Nascosta proprio di prepotenza. La mappa del sotterraneo. Yes. E io continuo a sbagliare tasto. Fa vedere la mappa. La madonna. È ancora enorme qua la zona, eh. Però di qua si sale di nuovo. E che cosa nasconde questa altezza? Bella domanda. Non lo so. Non lo so perché non ci arrivo. Forse... forse è la... è il rampino. Ti prego. Dimmi che avevo ragione. Sì, questa è la stessa pietra che nascondeva gli oggetti di guerra. Che cazzo ho ottenuto? Morsa letale. L'abilità morsa letale consente a Morte di afferrare alcuni tipi di bersagli da lontano. In questo modo Morte può attirare verso di sé bersagli più piccoli e avvicinarsi a quelli più grandi. Ma quindi sto pugno... ah, è perché... aspetta. Ma scusami, ho solo questi... ah no, ci saranno altri due da questo lato, ok. Basta fare così, ok. Ah, non è propriamente un rampino, ma diciamo è... il suo braccio che si allunga, il gam gam non mi... ecco, vedi, appunto. Ma dici che posso... no, peccato, sarebbe stata un'abilità interessante arrampicarsi anche sulle cose più in alto. Sì, lo so che posso avvicinarmi alle travi vicine. Il punto è come faccio ad arrivare là sopra, è quello che mi interessa a me. Va bene che non c'è una cesta o altro, perché sennò il gioco me lo segnerebbe, però... vai! Ah, devo tenere premuto, ok. Visto, ho ottenuto un nuovo potenziamento. Ah, aspetta, fammi vedere. Aspetta, ma posso... ah, ma non ho neanche bisogno di... non ho neanche bisogno di mirare, perfetto. Vediamo, oggetto blu. Oggetto blu e una pozione, ascolta, a sto punto. Ecco. Questo ci dà meno difesa, ma più resistenza. È la stessa cosa di questo. Anzi, molta meno difesa addirittura. Va bene, potenziamoci la falce allora. Ecco qua. Vediamo se questi mi bastano per salire di livello. Sì, mi bastano, perfetto. Collera su colpo... ha aumentato tutto questo, perfetto. E niente, ormai credo che la forza sia arrivato e anche la probabilità di colpo critico sia arrivato al suo cap. Credo che quest'arma sia arrivata al suo massimo potenziale, o meglio, massimo potenziale, tra virgolette. Beh, sicuramente questo è utile per prendere i caccoloni senza farsi giri assurdi. Però ora tu mi devi riportare dall'altra parte. Seguimi. No, non ti seguo, sei tu che devi seguire me, stronzo. Aspetta. Ecco fatto, ritorna qui un attimo che dobbiamo usare il rampino per andare da quella parte. Da questa parte. Come ci arrivo? Ecco fatto. Perfetto. Vediamo. Oggetti verdi e un bel po' di soldini, dai. Questa volta sì. Questa volta sì. Comunque, fino a che non abbiamo... un'arma posseduta migliore della nostra, io ti dico, continuiamo a potenziarla finché riusciamo. Se veramente abbiamo raggiunto il suo cap massimo, che stiamo aumentando solo la collera per colpo critico, ti dico, comunque le teniamo. Oh, il nostro golem non ci passa da qui? Oh no. E quindi? Niente, ti devo lasciare giù. Grazie dell'aiuto, amico. Ok, ora che abbiamo ottenuto il nostro potenziamento... dove dobbiamo andare? L'unica zona in cui possiamo entrare è di qua, va bene. Vai Karn, fammi strada. Ah, sti stronzini, eh. Aia, che male. Schivata e contrattacco. Se Morte schiva l'attacco di un nemico con una mossa evasiva particolarmente ben eseguita, la forma mietitore appare brevemente contrattaccare l'aggressore. Bello.
E abbiamo ottenuto un punto abilità. Bello. Bello, bello, bello. Allora, io ti dico... Morte si circonda con uno scudo necromantico, aumenta significativamente la difesa e la resistenza, costa di colla, finché attiva aumenta la difesa, finché attiva aumenta la resistenza, dura 8 secondi. E quegli 8 secondi che sono pochi, sono pochi. Tipo, questa qui che è l'ultima cosa che sblocchiamo, dura 3 secondi in più. Wow, grazie. Comunque... aumentiamogli l'energia oppure i punti collera. Aumentiamogli l'energia per poi... ah, ma io avevo 2 punti. Per poi farli inseguire dai nemici. Aggiunge mangiacadaveri evocati 3. Che bello, perfetto, vai. Così siamo a 3 mangiacadaveri. Col prossimo potenziamento li facciamo prendere dai nemici, ottimo. Allora, prendi caccola. Bam bam. Sbrigati prima che si riabbassa, Karn. Ed eccoci da questo lato. Allora, dici che le leve... no, eh. Sarebbe stato interessante, ma no. Allora, prima ti direi passiamo da questo lato e alziamo la prima leva. Barabara bam bam. Ah, guardalo lì dove era il rampino. Quindi dovrò farmi di nuovo il giro. Ecco qua. Aspetta, non è che sopra c'era qualcosa? Vabbè, ormai non credo, però calati. E eccoci arrivati. Barabara bam bam. Mistero risolto. Qui c'è qualcosa? No, non credo. Eccomi di nuovo qua, Karn. Visto, non ti ho abbandonato. Vediamo. Qua mi sa tanto di zone in cui faremo a botte. Però siamo in 2. Vai. Strano che non sta apparendo nessuno. Di solito questi tipi di ascensori sono una trappola molto molto palese. Però almeno con guerra succedeva sempre. Dici che prendo danno se vado qui? Sì, prendo danno, incredibile. Hanno messo anche questi piccoli dettagli. È già finita. Cosa? Cosa già finita? Siamo già arrivati alla pietra e quindi, meno male. Una pietra del cuore racchiude l'anima di un grande creatore. Trova il modo di portarla giù e io la trasporterò. Vai. Datti da fare allora. Non posso usare il mio nuovo braccetto? Su, cavaliere, mi lancio io. Non posso usare il mio nuovo braccetto per tirarla giù? No, peccato. Speravo già di mostrarmi. Oh, ok, calmo. No, scusami. Va tutto bene, ti ho preso. Devo usare il rampino. Ah, per salire sopra, ok. Pensavo di dover continuare sul muro. In realtà penso che io debba proseguire sul muro. Però se invece salgo sopra ci sarà un tesoro, ovviamente. Allora, calmo. Come faccio a salire là sopra? Bella domanda. Perché in teoria non mi fa rimanere fermo su quel gancio. Mi fa proseguire in automatico, anche se lo tengo premuto. A meno che non arrivi a quel gancio tipo da lì davanti. Allora in quel caso mi farebbe salire. Vediamo. Ah, lo sapevo. Ecco qua. Oggetto verde. Oggetto blu addirittura. Wow. Eccoci di nuovo qua. Dunque, ecco qua. Sì, va bene. Ollie e Benji. Ollie e Benji, stavo per dire.
Ecco qua, salta. Perfetto, c'è di nuovo della lava? Non mi sembra, perfetto. Che prima quella lava lì del cavolo mi ha fregato, eh. Quella lava all'improvviso mi ha veramente sorpreso. Qua c'è qualcosa? Sì, dobbiamo scendere di là, quindi... Eccoci qui. Vai. Qua, invece, devo solo scendere, sì. Oh, ciao! Ci sei di nuovo tu, perfetto. Mi piace girare in giro col mio nuovo motorino. Ehi, hey, ciao! Allora... Ah, posso andare sulla lava con lui, giustamente. È fatto di roccia. Mi chiedo... Ecco, appunto, stavo dicendo, mi chiedo... quante cose nascoste ci siano. Tipo, una... Poi basta guardare la mappa. Basta guardare la mappa per quello. Vediamo se questa armatura è buona. Io ti dico di no. Ovviamente. Di qua il percorso è chiuso, ma di là la strada prosegue. Noi intanto ci facciamo strada attraverso i caccoloni. Qua non mi sembra ci sia nulla. Wow, che comodità usare questi motorini, eh. No, troppo. Ecco fatto. Che poverino, adesso noi lo lasciamo qui per sempre. Non lo riprenderemo mai più. Poveraccio. Ora dobbiamo andare di qua. Lo abbiamo abbandonato là sotto per sempre con la catena che esce. E per fortuna siamo già arrivati alla pietruzza del cuore. Ehi, Karn! Ci penso io. Meno male, a quello servi, Karn. Te lo devo dire davvero, dove vuoi che la metta? Riportiamola al guardiano. E allora che cosa me lo chiedi a fare, dove vuoi che la metta? Il padre di pietra ci aiuti! Che succede? Crolla tutto? Non posso. Ho sentito tremare il controller e lui che grida il padre di pietra ci aiuti. Ho pensato adesso crolla tutto. Quanto ci fai che adesso arrivano i nemici? Che è successo? Ma Karn è uno stronzo. Sta usando la cosa... il cuore di pietra per picchiare i nemici. E se la spacca è la fine. Basta, la corruzione ha vinto se la spacca. Non vedo i nemici. Abbiamo già distrutti tutti? La combo con sto braccetto è veramente una cosa assurda quando i nemici sono lontani. Eccoli qua i miei tre amigos. Io sono caduto perché c'era troppa gente. Troppa gente, non capisco che sta succedendo. Ok, per fortuna siamo arrivati.
è meglio levarci da qua perché mi sa che la lava stava salendo. Vai Karn, buttagliela dentro. Ma il guardiano che c'era lì... Oh, è salita la lava. Oh, ecco cosa stava succedendo. La vecchia pietra si risveglia. Sì, ma quella pietra dove gliela devi mettere? Questo passaggio prima era aperto? Io perché sono... Ah, ok. Vabbè, è buono che lo fa da solo in automatico, dai. Clink. Perfetto, il braccio c'è. Quello quanto ci fa che adesso brucia, ovviamente. E il passaggio si è aperto. Taradaradandan.